L'attività investigativa condotta dalla liquida operativa del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Bobbio dal marzo 2018 a marzo 2019, coordinata dalla Procura della Repubblica di Piacenza, posta in essere attraverso diversi servizi di osservazione e di controllo, permetteva di giungere alla conclusione che un sodalizio criminoso formato da soggetti italiani, albanesi e di origine nordafricana, specificatamente marocchini e tunisini, spacciava appunto hashish e cocaina ad assuntori italiani e extracomunitari anche di giovane età. L'attività di spaccio avveniva in svariati luoghi ubicati nel centro storico di Piacenza, quindi parliamo della stazione ferroviaria, Giardini Margherita, Merluzzo, dall'ex mercato ortofrutticolo via Castello, ma anche in provincia, in particolare per esempio a Bobbio, River Garo e Vigolzone. Questa attività permetteva di arrestare in flagranza di reato di spaccio 17 persone, di cui 8 stranieri, denunciare a piede libero ulteriori 11 persone, di cui 4 stranieri, sequestrare un ingente quantitativo di stupefacente, parliamo di hashish, cocaina e marijuana, oltre alla somma in contante di circa 1.000 euro, bilancini di precisione e altro materiale atto al confezionamento dello stupefacente. Il tutto è partito da una mamma? Sì, una mamma che diciamo, ha avuto un po' di timore per il figlio e diciamo, è andata a denunciare proprio questa situazione ai carabinieri e quindi da lì è partita l'indagine vera e propria.